È tornato, Sid! Sbrigati con quel tronco! Le operazioni sono sospese fino a... Ah, eccoti, Clive. Stamani è giunta notizia delle tue avventure. Victor ti ringrazia. Quel branco di idioti non mancherà nemmeno a Cook. E neanche uno dei portatori che abbiamo salvato è voluto venire con noi. Nessuno ci tiene molto a unirsi a un fuorilegge. Ci sono delle novità, per caso? Niente di particolare. Gav è ancora via a spiare l'esercito repubblicano. Dovrebbe tornare a momenti. Capisco. Se serve, sarò nella sala della mappa. Non riesco proprio a inquadrarla. Non ci sono posti migliori dello scafo di un'aeronave in pezzi per stare incollati a un libro. Eppure è qui che ha scelto di stare. Avrà di certo le sue ragioni. Spero di non disturbare. Tornato dalla missione? Inizio a pensare che la tua abitudine a sopravvivere non sia dovuta alla mera fortuna. Si potrebbe dire anche di te. Vivi all'immortale. Per tua informazione, solo 4 volte hanno attentato alla mia vita. E nessuna di queste è degna di nota. Dunque, a che cosa devo l'onore? Devo credere che tu sia qui per una delle mie lezioni? È così improbabile. Molto bene, allora. Cominciamo dalla situazione del regno? Al momento sembrerebbe trovarsi, chi l'avrebbe mai detto, alla mercé di eserciti e fuorilegge. Beh, principalmente eserciti. Ma non per mancanza di tentativi, giusto, Clive? Ma la vera domanda è... come siamo finiti qui? Sebbene Ciclonia abbia vissuto a lungo sotto il dominio di Sunbreak, non è da molto che la piaga ha cominciato a strappare via sempre più terre. Proprio per questo motivo continuano a muovere guerra ai rivali oltre lo stretto, nella speranza di reclamare qualche pascolo. Ma Walud preferirebbe vendere la spada di Odino che cedere Cineria. Così l'impero paga a caro prezzo ogni singolo filo d'erba sotto gli stivali sambrechiani. Non bisogna stupirsi che Silvestre stia puntando al dominio cristallino, un bersaglio più facile e benedetto da altrettanto etere. Ormai 5 anni fa, mentre voi eravate occupati a distruggere Testa di Drago, l'impero ha fatto la sua mossa, soggiogando il territorio neutrale a lui vicino. Una nazione che legittimamente vantava di essere il centro del mondo. Di certo il luogo ideale per stanziare un esercito. E da lì, il Sacro Impero può raggiungere facilmente i gemelli. Il patto di non aggressione era l'unica cosa che li teneva a bada. Ma se l'hanno violato senza alcuna provocazione, è solo questione di tempo prima che ci sia una reazione degli altri. Il Sacro Impero, la Repubblica di Dalmechia, il Regno di Walud e, naturalmente, i nostri amici di Aeran. Mi domando chi sarà a restare quando l'ultima goccia di sangue sarà versata.
Tu sei nata a Sponde Gemelle. Non temi per la tua patria? Ah, sul dominio si radunano sempre le nubi più oscure. Eppure, nonostante tutto, ha resistito ogni volta. E passata questa tempesta, sono sicura che lo troveremo ancora lì. Ora, come forma di pagamento per la lezione di oggi, porta a termine una semplice commissione e ci considereremo pari. Pari. Capito. Riporta per me questo testo al vecchio Biblio. Puoi dirgli che era... accettabile. Immagino sia il caso di far visita al nostro storico. Guarda, c'è Sid! Resti per un po' questa volta. Saggio Arpocrates. Ecco un nome che non sentivo da parecchio tempo. Da così tanto che avevo quasi dimenticato fosse il mio. Bentornato, Clive. Ci sei mancato, come sempre. Credo che questo sia tuo. È stata Vivian a mandarmi. Già. La nostra studiosa divora libri più in fretta di quanto Ted faccia con le crostate. Vorrei poter dire lo stesso, ma purtroppo non sono più nelle condizioni per simili piaceri, che si tratti di parole o di crostate. Comunque, ho continuato le mie ricerche sulla creatura che ha incontrato a testa di drago. Ma senza l'accesso alle grandi biblioteche di Oriflammo o del Dominio, purtroppo temo di aver trovato ben poche informazioni. Mi spiace. No, non scusarti. Avvertirò i miei collaboratori. Forse potremo fornirti altri libri. Temo che non servano altri libri, ma solo quelli giusti. Forse cerchiamo nel posto sbagliato. Ci sono ancora biblioteche a nord. Vedrò che posso fare. Molto gentile. In questo mondo in pochi asseconderebbero i capricci di un vecchio storico stanco. Stanco, ma sempre a rubacchiare i semi di Kupo, eh? Ne ho sempre le tasche piene. Li rubacchia ai moguri. Bravi. I moguri non esistono, lo sanno tutti. Sembra stiano bene. Sì. Ma ridono troppo poco per essere così piccoli. Sentono molto la perdita dei genitori, ma lo nascondono bene. Titano ci ha tolto molto quella notte. Ad alcuni più che ad altri. E le ferite che restano non guariranno in fretta. Lasceremo loro tutto il tempo che serve. Certamente. Così come devo lasciare a te il tempo per riprenderti. Buona giornata. A te. Gav tornerà presto. Devo riposare finché posso. Appena tornato è già impegnato a risolvere i problemi di tutti.
Ti dona, Clive. Si sposa col broncio. Avevo del tutto dimenticato cosa significasse non avere il marchio. Cosa significasse essere me stesso. E tutto questo grazie a te. Il grosso è merito del bisturi. Ah, dimenticavo. Un corriere ha portato una lettera di Gav. È sulla scrivania. Niente Stolas. Va bene, darò un'occhiata. E poi va a riposarti. Che cosa avrà da dirmi Gav in una lettera? Finisco, me ne vado dritto alla finanza. Che cosa ti ha detto, Gav? L'esercito repubblicano è in marcia. Ha lasciato Hugo Kupka a capo di Randella. Con lui e i suoi uomini occupati a difendere la capitale, ci saranno meno problemi. Buone notizie, direi. Più che buone. È la nostra occasione. Quella che aspettavamo. Guarda quanta strada abbiamo fatto. Tutto quello che abbiamo, gli amici, il rifugio, non sono motivo di gioia. 5 anni. 5 lunghi anni. Se solo potessi controllare il mio potere, avremmo ottenuto molto di più. Ma ogni volta che lo invoco, è come se qualcosa mi trattenesse. Evocare un Eikon richiede un prezzo molto alto da pagare. E il tuo corpo questo lo sa fin troppo bene. Sta solamente cercando di salvarti da te stesso. E i miei fardelli ricadono su di te. Questa nostra missione mi ha portato a dubitare di tutto quello in cui credevo. Ma c'è una cosa che è diventata molto chiara. I cristalli prendono più di quanto danno. In cambio di un conforto momentaneo, sopportiamo una vita piena di dolore, guerra dopo guerra, perdite su perdite. E ora ci privano delle nostre stesse case, lasciando solo polvere e cenere. Ma tu cerchi di cambiare le cose, noi cerchiamo di cambiare le cose. Per me non è un fardello. Lo so, ma... Non dimenticarlo. Siamo qui perché Joshua ci ha donato una seconda occasione. E sarebbe veramente un peccato sprecare tale dono. Infatti, lui era lì. Non era un'illusione. L'ho sentito chiamare Ultima. Se Joshua è ancora vivo, allora cercherà quella cosa. Secondo te tornerà mai? Di sicuro. E noi dobbiamo essere pronti. Un mondo
mondo senza cristalli madre. A Sid. Così il Nord è perso. Sapevo che la piaga si diffonde velocemente, ma questo è molto peggio di quanto potessimo solo immaginare. È questione di tempo, i gemelli verranno inghiottiti. Il mondo sta marciando verso la sua fine, mentre noi brancoliamo alla cieca. Dimmi, fratello, sono vani questi sforzi? Maestro Clive, un momento, se... Ah, mi dispiace, io non volevo... interrompervi. Niente affatto. Stavamo discutendo una strategia. Parla pure, Otto. Marta della locanda è sparita. Comunque, mi trovate in mensa quando avrete finito. Molto bene. Cosa avrà spinto Marta a lasciare il rifugio? Cosa sappiamo, Otto? Alcuni ragazzi della guarnigione imperiale di Rosaria hanno scatenato una rissa al rifugio di Marta. Ossa rotte, sangue dappertutto. Il solito. Ma in mezzo al trambusto, Marta è scomparsa, senza avvertire nessuno. E questo non è da lei, Clive. Qualcosa non va. Per te è pianificato? Diamine, certo che sì. È da Pozza Orientale che l'impero sta provando a stringere la sua morsa sul Ducato. Impiccano indistintamente chiunque si mette in testa di scappare, tacciandoli come traditori del Sacro Trono che cospirano per riportare al potere la casata dei Rosfield. E ora pare che quei bastardi abbiano preso di mira tutti i portatori troppo mansueti per reagire. È chiaro che la vecchia Marta ha capito subito l'andazzo. Si lamentava che era sempre più difficile accogliere i portatori. Ed ora è scomparsa. Se è caduta nelle mani dell'impero, saremo i prossimi. Degli spezzamaledizioni sono già sulla strada per la locanda. Velocizzeranno le ricerche. Ma se le cose si mettono male come credo, allora toccherà a te andare a salvargli le chiappe. Non temere. Li riporterò tutti a casa. Bentornato, Sid!
Cosa è successo qui? Avanti. Troviamo gli altri. Per adesso ci conviene rimanere qui. Ti porto da un medico. Va bene? Sid, non pensavo venissi. Spero non ti dispiaccia. Secondo Otto vi serve una mano. E pare che abbia ragione. Sì, puoi dirlo forte. Gli imperiali sono piombati come una furia. Non hanno risparmiato nessuno. Marta ha cercato invano di calmarli, ma ha ottenuto solo un paio di manette e una marcia forzata. Sai verso dove? A giudicare dalle tracce, verso la baia di Sorwise. All'abbazia che ospita i portatori di Marta. Che bastardi. Jill e io li seguiremo. Occupatevi delle persone qui. Certo. Ma prima che andiate, un abitante sa qualcosa. I soldati parlavano di epurazione. Non so quanto grossa, ma non promette bene. Fa attenzione, Sid. Sì, anche voi. Cole ha ragione. Non è stata una rissa da taverna. Era un messaggio. Ma un'epurazione. I portatori appartengono all'impero. La guarnigione non ha l'autorità di agire da sola. Gli ordini dovrebbero essere giunti dall'alto. Guarda, lì avanti. Marta, sei ferita. Non pensare a me. All'abbazia hanno bisogno di voi. Dovete fare qualcosa. Dici cosa è successo. Che è successo? I dannati scudi neri, ecco che è successo. Gli scudi neri? I bastardi hanno saputo che l'abate e io aiutavamo i portatori. Volevano impiccarci. Ma i malati si sono alzati dai loro letti. Quei poveretti si sono ribellati agli imperiali. Li hanno distratti per fare sì che potessi scappare. Quindi potrebbero essere ancora vivi. Marta, ce la fai a tornare alla locanda? Cole è lì con gli spezza maledizioni. Penso di sì. Grazie mille, Clive. Gli scudi neri. È una specie di scherzo perverso. C'è sempre stato un solo ordine di scudi a Rosaria. Un ordine che combatteva per tutti i cittadini. Si sono spinti troppo oltre. Persino per il caso. Yeah, fight! Qui! Attacca!
Siamo arrivati tardi. Forse c'è ancora qualcuno. No. Merda. Pensavo che non ci fosse più nessuno di voi. Assassini. Li hanno costretti a farlo. Ehi. Non sono infetti. Li avrà mandati quella troia della locandiera. Cospirare con i nemici dell'impero è un crimine molto grave. E chi commette un crimine deve essere punito. Così dice la legge. Vivere nell'oscurità per epurare la notte e prepararsi ad accogliere l'alba duratura. Le nostre spade sono votate a questo. Come osi pronunciare quelle parole? Non hai alcun onore! Clive. Non ci vorrà molto. Attacca! Sai cosa fai? Vai! Quello era l'ultimo. Credo di sì. Non ho visto l'abate. Potrebbe essere ancora vivo. L'abate. I portatori sono morti per lui, invocando quel poco di magia che avevano in corpo. Clive, respira ancora. Siamo amici di Marta. Vi aiuteremo. Gli imperiali sono morti? Sì. Fino all'ultimo. Quanto vorrei che fosse così. Gli scudi neri torneranno. Le epurazioni continueranno. Rosaria non sarà mai salva. Se non saremo noi a salvarla. Di a Marta di chiedere aiuto a Sid. E dille che lei non ha colpe. Giuro che lo farò. Sid! Dove sei? Sid!
Sono qui! C'è un superstite! Clive. È andato. Abbiamo seppellito l'abate, ma i portatori non dovevano morire così. No, infatti. Ma lo hanno scelto. Sapevano il destino che li attendeva e hanno deciso liberamente di affrontarlo, lottando per chi l'aveva fatto per loro. Marta ha detto che si sono alzati e hanno assalito gli imperiali per far scappare lei e l'abate. Ho raccolto i resti dei portatori. Forse dovremmo affidarli alle maree. Qui vicino c'è Salto di Riddock. È un ponte. Lì ci sono molte correnti. Se l'abate fosse ancora con noi, porterebbe lì le ceneri e terrebbe il rito. Chiederò a qualcuno di... Faccio io. Ma certo. Cole e io resteremo qui e penseremo agli imperiali. Visti, Torgan? Sto dicendo, certo che ci ha visti. C'è più guardia. Hanno ucciso il mio portatore. Essi dicono nostri compagni. Sbrigati! Grazie, fondatore. Essere il ponte. Che le acque purifichino i vostri fardelli e
li portino in alto mare. E adesso sono finalmente liberi. Lo spero. Per gli imperiali, invece. Abbiamo acceso una pira. Meritavano anche meno. Adesso torniamo. Cole è preoccupato per Marta. D'accordo. Grazie, fondatore. Si dicono nostri compatrioti. Nessun sopravvissuto. Mi dispiace. Prima che morisse, uno di loro ha detto di non sentirti in colpa. È impossibile. Le mie mani sono sporche del loro sangue. So che ti sei occupato dei resti. È un bel gesto. Avrei dovuto farlo io. È stata tutta colpa mia. Come? Non potevi saperlo. Invece sì, ma ho completamente ignorato gli avvertimenti come una stupida. Le voci erano già iniziate mesi fa. Si parlava di diavoli vestiti di nero che piombavano sui villaggi di notte per tagliare la gola nel sonno ai portatori. Ma io ho sempre pensato che fossero sciocchezze inventate dall'impero. Storielle create per far sì che la gente ci pensasse due volte prima di aiutare i portatori in fuga. In tempi normali avresti avuto ragione. Quello che stanno facendo gli scudi neri è inconcepibile. E allora io mi chiedo, perché lo fanno? C'è ovviamente lo zampino di mia madre, ma non comprendo le sue azioni. Capire che cosa passi nella testa di quella donna è un lavoro per chi ha del tempo da perdere. Al momento mi occorrono spade e uomini per brandirle, preferibilmente grossi. Se quegli imperiali credono che possono tornare qui a minacciare la mia gente, li aspetterà una brutta sorpresa. Oh, dimenticavo.
È arrivato uno Stolas inviato da Otto proprio un attimo fa. Vuole che vi dica che Gav è tornato. Allora dobbiamo andare. Te la caverai qui, Marta. Se vuoi, possiamo restare ancora. No, non serve. Se arriveranno gli imperiali, mi troveranno pronta. Ma devo dire che non mi dispiacerebbe affatto se mi prestaste un paio di giovani e robusti spezzamaledizioni. Ma che cosa sta succedendo? Per adesso ci conviene. Non ti muovere. Peggiorerai le cose. Oh! Ehi, tu! È la prima volta che ne vedo uno. Potrei usarli come indicazioni. Dov'è Gav? Ah, Clive! Ah, mi mancava quell'occhiataccia! Dov'è il mio rapporto? Come? Neanche una parola gentile per il vecchio Gav! Se vuoi parole gentili, cerchi nel posto sbagliato. Ora siediti, idiota. Bene, ricordate con che velocità l'impero ha occupato il dominio dopo che Testa di Drago è caduta? E di quanto si sono infuriate le altre nazioni per non aver pensato prima a questa mossa? Mezzo secolo di indipendenza svanito a causa di un pazzo. Alla faccia dei loro trattati. Sua radiosità non ha resistito a terre prive della piaga e a un enorme rifornimento di cristalli. E adesso la Repubblica ha finalmente deciso di agire, usando la liberazione come scusa per dichiarare guerra a Sunbreak. Sono già schierati fuori dalle porte del dominio, col fine di sottomettere gli imperiali portandoli alla fame. E ora tutti gli occhi sono sullo stretto di Auta. Le due nazioni picchiano sugli scudi. Gli altri affilano i pugnali per accoltellare i vincitori esausti. Resteranno sorpresi. È ora di passare ai cristalli madre. Thank you.
Tra Ciclonia e Cineria restano 4 cristalli. Soffio di drago a Ferraria. Zanna di drago in Dalmechia. Dorso di drago in Walud. E coda di drago qui nel dominio cristallino. Con il grosso dell'esercito repubblicano che è diretto a Sponde Gemelle, Zanna di drago resterà esposto, probabilmente. È impossibile che Kukka non l'abbia previsto. E se questi ultimi 5 anni ci hanno insegnato qualcosa, è che ama tendere trappole. C'è un luogo, tuttavia, dove non si aspettano di vederci. Soffio di drago. Siamo divisi da un bel tratto di mare. E non sono mai stato un ottimo nuotatore. Ho un contatto a Porto Isolde che potrebbe aiutarci. E chi sarebbe? Mio zio. Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield delle 7 casate, il magnate del commercio con proprietà in oltre 100 città. Aspetta. Rosfield. E tu sei un Rosfield, ma certamente. Il cognome ha aiutato mio zio, ma è grazie all'ingegno che ha fatto fortuna. Oltre a una bella flotta di navi. Bene, è deciso allora. Che cosa stiamo aspettando, eh? Già, che stiamo aspettando? Ho sentito che ci sono guai a Rosale. Quella scopa è arruffata come la chiama. Allora, Marta sta bene? Sì. Ah, sì. Il nostro misterioso amico Moguri. Nectar, giusto? Userò Nectar, se non ti dispiace. Qual è il problema? La bacheca di caccia? È dove gli spezza maledizioni segnalano l'avvistamento di bestie particolarmente temibili. Bestie che potrebbero minacciare le nostre operazioni se lasciate libere di vagare. Solo perché non possiamo occuparcene quando le avvistiamo, non significa che non possiamo occuparcene dopo. È quello che volevi sapere? Giusto. Beh, lasciamo un attimo da parte la tua possenza. Gli abitanti di Valistea hanno già abbastanza problemi con la piaga e la guerra in corso. L'ultima cosa che gli serve sono delle bestie che li terrorizzano. Quindi, se gli spezza maledizioni sono troppo impegnati per aiutare, forse posso farlo io. O almeno, posso provarci. D'accordo, Clive. Ti tieni impegnato, eh? Anch'io.
Sembra che tutti i rapporti inviati dai nostri alleati portino mille problemi. Faccio del mio meglio per star dietro a tutto e girare le faccende urgenti agli spezza maledizioni, come mi ha detto Otto. Il resto lo aggiungo alla lista. Che si tratti di estranei che chiedono aiuto o di amici che si comportano in modo strano, i problemi non mancano. E chiunque abbia il tempo e la voglia di risolverli si guadagnerà la gratitudine della causa. E magari anche di più. Quindi, dicevi che sei molto impegnato? Ecco qui. Ci vediamo. Ah, Clive, benvenuto al sussurro del patrono. Il sussurro del patrono? Significa che le donazioni dei nostri amici hanno cambiato gestione? Oh no, sono sempre io. È solo che Caron ha il suo emporio, Blackthorn ha il suo martello. Ho pensato che un nuovo nome potesse ravvivare le cose. Catalogo ancora tutti gli oggetti che arrivano, oltre a mettere da parte qualsiasi ringraziamento indirizzato a te personalmente. Vuoi vedere se c'è qualcosa? Ecco ciò che abbiamo ricevuto e che era stato promesso. Tutto tuo. Buona fortuna, Sid. Ti serve. Allora, che ti serve? Durerà un bel po', vedrai. Prossima. Sarà saggio lasciare indietro Gaff. Non sembrava felice. Mi servono i suoi occhi e il suo naso a Dalmechia. Non voglio che Cucca ci sorprenda. Inoltre, ha un talento per quelle cose. Indubbiamente. E poi non era Sid quello che diceva che queste cose è meglio lasciarle ai dominanti? Soprattutto se una delle sue amate opportunità di crescere e cambiare dovesse presentarsi. Ho sempre saputo che un giorno sarei tornata. Tornata a Ferralia. Per cosa? Scoperta la verità, tu hai potuto affrontare il passato. Se ho intenzione di continuare al tuo fianco, dovrò fare lo stesso.
affronteremo insieme allora. Fino alla fine. Andiamo. Fin dove credi si estenda l'influenza di tua madre? Troveremo la stessa tragedia a sud come al rifugio di Marta. È probabile. Quindi sbrighiamoci. Ci sono altri insediamenti fino a Porto Isolde. Visiteremo i villaggi e ascolteremo i racconti. Partendo da Amber. Morti! Sai cosa fare? Ma che razza di giustizia è mai questa? Lord Elwyn non avrebbe mai permesso cose del genere. Taci! Ci crederanno realisti. Jill, guarda. Rosaria ha bisogno di essere epurata dall'onta che la infama, affinché ella possa risorgere dalle ceneri per accogliere una nuova alba. Sarebbe un peccato punire soltanto voi come esempio, a causa delle trasgressioni di pochi altri. Ma certo, vostra signoria. Avrete la nostra piena collaborazione. Che vogliono gli scudi neri da un villaggio così piccolo? Non si può nascondere un portatore qui. Allora sono qui per qualcos'altro. Vuoi per caso finire appeso come il figlio? Perdonami, ma che stava succedendo poco fa? Non lo sapete? Qualcuno sta creando problemi. Ci sono stati attacchi alla guarnigione, rifornimenti rubati. Addirittura si dice che abbiano ucciso uno scudo nero. L'impero vuole risposte e quando vuole qualcosa lo ottiene sempre. Non hanno limiti. Tenete gli occhi aperti. Gli scudi neri pagano molto bene le informazioni sui colpevoli. Bisogna essere stupidi come un sasso per pensare di combattere l'impero, insieme alle sue 100 legioni. 100? Tu li hai visti, vero? Come, scusa? Sto parlando degli scudi neri. Un attimo fa. Li hai visti, non è vero? Almeno credo che fossero scudi neri. Ammetto di non averne mai visto uno. È la prima volta che vengono al villaggio. Tu che cosa ne dici? Amber è nel bel mezzo del nulla. E loro che pensavano che nascondessimo dei sobillatori. Magari, ti dico. Così potevo denunciarli e diventare uno scudo. Non pensi che potremmo essere noi questi sobillatori che l'impero cerca? Non lo so.
dobbiamo scoprirlo. Salve, amici. Noi siamo viandanti. Questo lo so. Che volete? Non abbiamo potuto fare a meno di notare i soldati imperiali che erano qui prima. Non dite niente a questi forestieri. Parlo a nome degli abitanti del villaggio. Non abbiamo nient'altro da dirvi. Dovete lasciare Amber e non tornare mai più. Posso almeno chiedere il perché? Io non so chi siate o perché siete qui, ma la vostra presenza ci mette tutti in grave pericolo. L'impero è un padrone severo, con grandi richieste e giustizia spietata. Ma se teniamo la testa bassa e paghiamo i tributi, loro ci lasciano in pace. La chiamano sottomissione. Ma se serve ad evitare l'ira della viceregina, io mi sottometterò volentieri. Il villaggio non diventerà una seconda pozza orientale. Allora ce ne andiamo. Qui vivono con un coltello alla gola, credendo erroneamente che se collaboreranno mia madre sarà clemente. L'obbedienza ottenuta con la paura. Va tutto bene. Scusa, non è niente. Non sappiamo ancora chi cercassero gli scudi neri. Beh, chiunque siano, gli imperiali vogliono cercarli in questo angolo dimenticato. Ma a parte Marta, a Rosaria chi avrebbe il coraggio di mettersi contro l'impero? Un nuovo alleato ci farebbe comodo, ma lo troveremo prima degli imperiali. Forse il prossimo villaggio ci darà la risposta. Forse. Questo passo attraversa le montagne. E ci porta direttamente da chi o cosa vuole tenderci un agguato? Altri uomini di mia madre.
sai cosa fare. Morti! Sai cosa fare. Sta giù! Finito, vai! Hai perso!